buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Alberto Cenci di Antiche Porte Editrice. Siamo orgogliosi di presentare questo libro di Matteo. Di Fabio Ori su Gian Battista Venturi, uno scienziato illustre che ha fatto una bella figura a Reggio nel Settecento, adesso tocca a Fabio, fa una bella figura Bibbiano a Reggio nel terzo millennio. Noi siamo molto orgogliosi, vi rubo tre secondi per ringraziare innanzitutto voi della partecipazione, mi sentite? Sì. Perfetto, anche se non mi sentite tanto dico cose importanti. Il sindaco Carletti che ci ospita assieme al suo collega di Quattro Castella e che si è dato molto da fare Andrea per concretizzare in così poco tempo una cosa importante che rimarrà nel tempo e che non si dissolve. Ringrazio Roberto Marcuccio che è un esperto dello scienziato settecentesco, ovviamente l'autore di aver fatto una cosa importante, non più di lungo se non per dirvi una cosa, noi faremo un convegno importante il 16 di alla Biblioteca Panizzi il 16 di marzo su un Reggio che passa dal Ducato Estense all'Unità, all'Italia Unita, e quindi siete tutti invitati, ci sono i programmi che è interessato di prendere. Se volete essere, abbiamo anche altre iniziative ma non voglio dilungarmi, se volete essere diciamo aggiornati basta andare sul sito, in fondo alle novità c'è scritto newsletter, cliccate, lo potete fare anche in diretta adesso, cliccate e vi iscrivete automaticamente alla nostra mailing list, vi mandiamo poche mail durante l'anno per avvisarvi delle nostre iniziative. Lasciatemi fare anche un ringraziamento particolare, penso anche a un del sindaco, non so, per i due sponsor, che sono Popbox e la B-Blast, quindi di Bibbiano, che hanno dato veramente un contributo, hanno contribuito al libro di uscita. È la prima volta in Italia che viene tradotto, dico bene, poi Fabio sarà molto più preciso. Concludo con un consiglio, insomma, avete comprato il libro, fatevi fare l'autografo che questo ragazzo farà strada. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio veramente per la vostra partecipazione, credo che oggi sia una bella giornata per Bibbiano, per Quattro Castella, per Reggio Emilia, ma più in generale per la cultura di questo nostro paese. Devo dire che quando ho avuto il piacere, verso la fine del 2018, di conoscere Fabio, ho avuto immediatamente la sensazione di avere di fronte un ragazzo con talento, con una passione, un amore nei confronti della cultura, della scienza. E quando si è presentato con il libro, non abbiamo avuto, perché chiaramente il sindaco parla, cioè agisce in nome del comune, dell'amministrazione che rappresenta pro tempore, la minima esitazione nel dire vi diamo una mano, vediamo nei primi mesi del 2019 di renderlo pubblico perché è qualcosa veramente di straordinario. Credo che ci siano delle motivazioni molto importanti che oggi stanno alla base della presentazione di una pubblicazione come quella di Fabio. Innanzitutto io credo che oggi più che mai ci sia l'esigenza di rimettere al centro del nostro agire, soprattutto per chi ha responsabilità, la centralità della conoscenza, della cultura e del sapere come elemento fondante di una comunità che tiene insieme attraverso la memoria quello che è stato, quello che ci circonda, ma soprattutto attraverso questo filo conduttore creare le condizioni per un futuro che mantenga al centro determinati valori, determinati principi. Quando ancora oggi la conoscenza e il sapere devono essere un merito e non un disvalore come purtroppo oggi sempre con più frequenza certi messaggi ci fanno pensare. Il secondo aspetto è un motivo di orgoglio per la comunità di Bibbiano perché chiaramente Gian Battista Venturi
ha rappresentato una personalità straordinaria nella scienza, nella fisica, ma non solo, ha dunque portato nel mondo e tuttora lasciato un segno indelebile in Italia e nel mondo. E all'interno di un percorso, di un progetto che abbiamo avviato in questi anni come amministrazione per riscoprire e valorizzare i tanti personaggi che hanno nativi di Viviano e che in vari ambiti, in vari settori hanno lasciato un segno, sicuramente Giovan Battista Venturi rappresenta uno dei massimi interpreti di questo filone e di conseguenza anche questo motivo che questa pubblicazione va a rafforzare questo tipo di percorso. E poi vorrei raccontarvi un aneddoto anche per ribadire come anche nelle piccole realtà i luoghi di cultura possono portare a delle opportunità e degli scenari veramente interessanti, inediti, come quello della pubblicazione. Quando ho chiesto a Fabio ma da come, qual è stata la motivazione, dove è partita questa tua idea della pubblicazione? E mi ha raccontato, anzi mi ha scritto, ma guarda, io ero in biblioteca a Viviano in occasione di un'iniziativa, ho avuto modo di leggere un libro che parlava di Gian Battista Venturi, sono stato folgorato, mi ha veramente attratto questo personaggio con questi molteplici interessi e di lì sono arrivato a maturare l'idea di tradurre in italiano uno scritto estremamente importante, tra i più importanti del fisico, che oggi è scritto solo in inglese. Questa dimostrazione di che cosa? Della considerazione che facevo in premessa, importanza del sapere e della conoscenza, di come i luoghi della cultura, dell'incontro, come una biblioteca, possono rappresentare e debbono continuare a rappresentare dei luoghi di interazione, di promuovere la cultura e di promuovere anche interessi che portano, come in questo caso, un giovane ragazzo, un giovane studente che abbina talento, passione, determinazione, ma soprattutto una grande umiltà, virtù oggi estremamente rare. Credo, e ecco, su questo concordo con Alberto Cenci, che ringrazio perché la sua casa editrice ha creduto fin dall'inizio in questa pubblicazione. Credo che questo sia solo l'inizio di un percorso che vedrà ulteriori tappe con protagonista la cultura, ma soprattutto un giovane talento come quello di Fabio. Ringrazio anche il dottor Marcuccio per la sua qualificata presenza. Gli sponsor, vedete, una comunità che sa mantenere al centro l'interesse per la cultura vuol dire un'amministrazione, ma soprattutto vuol dire anche aziende che dimostrano in questo caso attenzione e sensibilità. Al termine di questa presentazione ci saranno alcune sorprese, oltre alla presenza anche per poi un aperitivo a base dei prodotti tipici del nostro territorio di un'altra associazione sempre presente, preziosissima per la comunità di Viviano, che è l'Auger. Dunque vedete come in una giornata come questa ci sono la centralità della cultura, il sapere, aziende che dimostrano una certa sensibilità, la presenza delle associazioni. C'è una comunità che vuole mantenere ben saldi determinati valori che rappresentano un patrimonio importante e significativo per continuare a marciare insieme nei confronti di un futuro con speranza e fiducia. Dunque grazie veramente Fabio. Ora passiamo la parola a Alberto, al dottor Marcuccio. Prego. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, e naturalmente ringrazio il sindaco Andrea Carretti, l'amministrazione di Viviano, l'editore Antiche Porte Alberto Cenci per il gradito invito a essere qui questa sera. E anch'io sono molto lieto di avere la possibilità di partecipare a questo incontro, intanto perché siamo nella cittadina natale di Gian Battista Venturi e le nostre memorie vanno sempre tenute vive appunto in questo modo, valorizzandole e non ricordandole come qualcosa di morto e sepolto. Sono anche molto contento di partecipare perché credo che il lavoro che
presentiamo questa sera, che ha fatto Fabio Ori con tanta intelligenza, competenza e passione, meriti veramente l'attenzione del pubblico e degli studiosi. Io ho avuto modo di leggerlo quando ancora non è diventato un libro e ho avuto modo di apprezzare la sua serietà e la sua passione, che sono doti importanti. Poi l'ho già detto prima, giustamente il sindaco, non voglio soffermarmi oltre, ma che ritengo vadano riconosciute, perché non sono di tutti i giorni. E naturalmente io qui ho la possibilità solamente di tratteggiare brevemente la figura di Giambattista Venturi. Se dovessi dare un titolo a questa mia breve presentazione, la intitolerei Giovanni Battista Venturi tra scienza, collezionismo e mondanità, perché questi sono i tre poli attraverso i quali il nostro scienziato vivianese si è mosso nell'arco della sua vita. Per mondanità non dobbiamo intendere proprio letteralmente la mondanità come la intendiamo oggi, ma la sua carriera di diplomatico, come vedremo, che l'ha portato a partecipare ad eventi importanti del suo tempo e a svolgere un ruolo appunto diplomatico e anche sociale, mondano, culturale molto importante e direi cosmopolita, perché anche al di fuori dei confini italiani, che peraltro l'Italia, che prima in due, come voi sapete, non era ancora una nazione. E Venturi nasce appunto a Bibbiano l'11 settembre del 1746. Il padre si chiamava Giovanni Domenico, la madre si chiamava Domenica Galliani, il padre era notaio e territorio dimensore, quindi una famiglia benestante, e la famiglia si era trapiantata a Bibbiano venendo da Parma nel 1630, che come forse molti di voi ricorderanno è l'anno della famosa peste manzoniana. Quindi, per sfuggire alla peste da Parma, la famiglia Venturi si trasferisce qui a Bibbiano. Poi, quando Venturi sarà già adulto, nel 1776, si trasferirà definitivamente a Reggio Emilia. Venturi ha due fratelli, una sorella maggiore che si chiamava Domenica e un fratello minore, Gianmaria. Anche lui in territorio dimensore, anche lui si dedica agli studi, ma con meno costanza e meno successo del fratello. Viene educato prima all'interno della famiglia da un prozio, poi frequenta il seminario collegio di Reggio Emilia, che era un'istituzione a quei tempi, parliamo quindi della seconda metà del Settecento, di grande livello, di grande importanza, perché aveva raccolto i germi del pensiero illuministico, dell'apertura verso le novità, soprattutto in campo scientifico, tant'è vero che Venturi sarà allievo prima di Bonaventura Corti e poi di Lazzaro Spallanzani, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Di Lazzaro Spallanzani, peraltro, diventerà anche con il tempo amico e corrispondente, c'è un fitto carteggio che i due scienziati si scambiano, che è molto interessante sia per documentarsi sui loro studi, sia per conoscere meglio la loro vita quotidiana e il loro carattere. E Venturi da giovane, da ragazzo, dovete sapere, non era il solo, perché quella allora era la lingua della cultura, a 11 anni conosceva e parlava perfettamente la lingua latina, cosa che oggi farebbero dire molti ragazzi di questa età. E era anche noto per la sua grande capacità di apprendere con velocità le lingue, oltre ovviamente l'italiano, sia le lingue moderne del tempo, in particolare il francese, che nel Settecento e nell'Ottocento sono le lingue della cultura, sia l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, che lui nella sua autobiografia afferma di conoscere, oltre ovviamente al greco, che gli viene, le sue lezioni gli vengono impartite da Spallanzani, e al latino, che come appunto abbiamo appena detto, già dall'età di 11 anni conosceva alla perfezione. E queste doti lo porteranno poi, all'età di 23 anni, su consiglio anche del rettore del seminario collegio, che si chiamava Giovanni Venti, a entrare a prendere i voti di sacerdote. Questo non tanto per una specifica e profonda e sentita vocazione religiosa, quanto perché a quel tempo era uno dei modi per potersi mantenere svolgendo una vita da studioso. E quindi perché c'erano, diciamo, i curati avevano delle entrate economiche e lui quindi sceglie questa strada.
entra appunto nella chiesa come sacerdote nel 1769, nello stesso anno inizia ad insegnare all'Università di Reggio Emilia e insegna logica, metafisica ed elementi matematici parte prima. Questo fino al 1774, poi siccome l'Università di Reggio Emilia viene accorpata a quella di Modena e quindi si trasferisce a Modena, anche Venturi passa ad insegnare all'Università di Modena. E continua il suo insegnamento, poi a questo si aggiunge la cattedra di fisica generale e nel 1786 assume, lasciando gli elementi matematici, quella di fisica particolare e sperimentale, che voleva dire proprio seguire il nuovo corso della scienza nel Settecento, tant'è vero che Venturi diventa anche il direttore del teatro fisico dell'Università di Modena, che vuol dire il laboratorio dove si effettuavano gli esperimenti di fisica. E date le sue conoscenze che ha cominciato ad acquisire proprio in questo campo, che peraltro è l'argomento nello specifico affrontato da Fabio Ori, gli vengono affidate anche come funzionario ducale le applicazioni concrete, quindi non solo scienza pura ma anche scienza applicata. Venturi è matematico ducale, ingegnere ducale e verificatore della zecca ducale. E si occupa di opere pubbliche, in particolare nel campo appunto dell'idraulica, per esempio cura l'edificazione dei ponti sul Secco e sul Panaro, le bonifiche idrauliche di Bonporto, Finale Emilia e Fontana nel territorio di Modena e la rilevazione topografica del territorio. Questa esperienza, che appunto congiunge la teoria e la pratica, sarà poi alla base anche della importantissima memoria di idrodinamica che, ripeto, di cui ci parlerà poi dopo Fabio Ori. La vita di Venturi subisce una improvvisa spazzata nell'anno 1796, che, come forse molti di voi ricorderanno, è l'anno della discesa dell'armata di Napoleone in Italia, che causa naturalmente uno sconvolgimento politico e sociale. Venturi, come funzionario ducale, viene inviato a Parigi come segretario di una legazione diplomatica a cui il duca, che nel frattempo fuggirà poi a Venezia, il duca Ercole III, aveva dato l'incarico di trattare appunto con il direttorio francese le condizioni della resa di Modena alle armate napoleoniche. L'esercito di Napoleone però entra a Modena nell'ottobre del 1796, quindi le motivazioni di questa legazione diplomatica cadono e Venturi si trova a Parigi, diciamo, disoccupato. Decide di rimanervi per poter studiare, perché, come vedremo dopo, questa è poi la sua vocazione principale, anche se nell'arco della sua vita ricoprirà molteplici incarichi. A Parigi Venturi naturalmente cambia la sua prospettiva politica, perché era un funzionario del duca e si deve adattare a un nuovo regime, che è un regime repubblicano vigente a Modena e a Reggio, ed è il regime rivoluzionario che governa in quel momento la Francia. Come dice uno studioso che si è dedicato a Venturi, Vilian Spaggiari, lo scienziato reggiano aveva assunto come regola costante quella di una saggia imperturbabilità di fronte alle cose del mondo. In questo modo Venturi riesce quindi ad adattarsi anche ai vari regimi politici e in qualche modo mantenere una sua autonomia di ricerca in campo scientifico. In più, non si limita a manifestare comunque le sue opinioni anche politiche sulle vicende del momento. Ripetiamo, una fase estremamente movimentata e cruciale per la storia europea, però naturalmente non manifestandole in pubblico ma nella sua corrispondenza privata, che a Parigi intrattiene con i familiari e gli amici e i colleghi che erano rimasti a Reggio, a Modena e in Italia. E a Parigi, quindi, per il suo profilo di studioso, Venturi entra in contatto con molti importanti scienziati francesi, per esempio gli astronomi Lalande,
il chimico Fourcroy e Monge, il fisico Charles, e frequenta le più importanti biblioteche cercando i codici, i manoscritti che tramandano le opere che a lui interessavano di astronomia, di fisica, come per esempio quelle di Tolomeo, di Erone di Alessandria, di Vitruvio, il grande architetto romano, eccetera. E si può dire che nasce qui il Venturi storico della scienza, che produrrà poi anche le sue opere una volta ritornato in Italia. A Parigi Venturi pubblica la importante memoria di idrodinamica, che è quella che è tradotta appunto in italiano da Fabiori, e quindi ne parleremo meglio dopo, e pubblica altresì, sempre a Parigi nel 1797, un'altra opera estremamente importante che lo renderà noto ancora oggi, il saggio sugli scritti fisico-matematici di Leonardo da Vinci. Questa opera è un piccolo opuscolo di 54 pagine, ma estremamente importante, fa di Venturi il primo studioso e divulgatore moderno del pensiero dell'opera di Leonardo da Vinci, soprattutto sul versante scientifico. Non che fossero mancati fino ad allora gli studiosi dell'opera di Leonardo da Vinci anche sotto questi aspetti. Già dal 500 in poi ci sono degli studiosi, degli ingegneri idraulici, dei collezionisti che cercano di sviscerare il contenuto dei complessi manoscritti di Leonardo, in particolare del codice Vestale, quello che è stato recentemente esposto a Firenze agli Uffizi. Però Venturi ha essenzialmente due meriti. Uno è quello della sistematicità, cioè lui cerca di studiare tutti i manoscritti di Leonardo presenti in quel momento a Parigi, perché dobbiamo ricordare che lì erano stati portati da Milano, dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano, per cura di una commissione di studiosi che era stata formata da Napoleone praticamente per saccheggiare l'Italia di tutte le più importanti opere d'arte o scritti o manoscritti eccetera, che venivano considerati importanti per un grande museo nazionale che si voleva costituire a Parigi, che poi sarà il Louvre. E Venturi quindi fa un'analisi accurata di questi codici. E seconda cosa, secondo merito di Venturi, è quello della sua grande capacità di comunicazione scientifica, cioè non si limita a parlarne nelle lettere private ai suoi corrispondenti come avevano fatto gli studiosi precedenti a cui ho accennato, ma traduce in francese e pubblica dei brani dei codici di Leonardo con approfonditi commenti, soprattutto sul versante scientifico, quindi mette in luce la grande attualità, la grande importanza dell'opera di Leonardo da Vinci, non possiamo dire come scienziato perché non era uno scienziato, ma come osservatore, come attento, come studioso attento a congiungere l'arte, la sua pratica artistica, con la conoscenza della natura, la conoscenza diretta della natura non filtrata dagli autori precedenti. Ecco, quindi il merito di Venturi è proprio questo, di averci fatto conoscere attraverso questa piccola memoria pubblicata a Parigi un volto di Leonardo che fino a quel momento era noto a pochissimi e che da quel momento diventerà la base di molti studi successivi, quindi questo è un merito non da poco. E Venturi, dopo circa un anno e mezzo di soggiorno parigino, lui aveva sperato, come hanno osservato alcuni storici, di rimanere a Parigi a insegnare alla Sorbonne, ma questo progetto non va in porto. Quindi ritorna in Italia, rimane nel circuito di influenza di Napoleone, della Repubblica Cisalpina, e prima ricopre l'incarico di membro del corpo legislativo, quindi del Parlamento appunto della Repubblica Cisalpina, tra il novembre del 1797 e l'agosto del 1798. Poi nel 1800 ottiene la cattedra di fisica dell'Università di Pavia, proprio quella che era stata di Lazzaro Spallanzani suo maestro, che era morto un anno prima, ma non è questo il destino di Venturi, perché nel 1801 verrà inviato in Svizzera come ambasciatore della Repubblica Cisalpina. In Svizzera, nuovo capitolo nella vita di Venturi, ha questo incarico diplomatico che, come accennavo all'inizio, vuol dire anche organizzare ricevimenti, feste per gli ambasciatori che visitano la Svizzera, per i suoi colleghi. Lui risiede a Berna, ma visita
spesso, frequentemente, tutta la Svizzera. In Svizzera incrementa la sua attività di collezionista di libri, essenzialmente, attività che aveva cominciato già quando insegnava all'Università di Modena, e ha investito parecchie sostanze proprio nelle sue collezioni di libri, ma anche collezionista di stampe, collezionista di dipinti, collezionista di minerali. Questa è una caratteristica di tanti studiosi del Settecento, e spesso poi le loro collezioni sono state alla base di biblioteche e musei importanti. E nel caso di Venturi, le parti, diciamo, i documenti dei suoi studi vinciani su Leonardo da Vinci sono poi confluite nel 1921 nelle raccolte dell'attuale Biblioteca Palizzi di Reggio Emilia, quindi sono rimaste come importante testimonianza anche oggi per gli studiosi di Leonardo da Vinci. E in Svizzera intrattiene anche relazioni, appunto, amicali, mondane, di corrispondenza con tanti personaggi illustri che servono a tratteggiare un po' meglio anche il suo profilo. Faccio alcuni esempi: tra i suoi corrispondenti ci sono Vincenzo Monti, il famoso poeta, Madame de Staël, che è stata uno dei personaggi più importanti della corrente romantica, il bibliofilo Gaetano Melzi, Giulia Beccaria, che voi, come forse saprete, è la figlia del conte Beccaria, autore dei Delitti e delle Pene, e madre di Alessandro Manzoni. Giulia Beccaria e Alessandro Manzoni saranno anche ospiti in Svizzera di Giambattista Venturi nel 1798. Nel 1813 Venturi ottiene la pensione, torna a Reggio, vive tra Reggio e Milano, che è la capitale del regno italico, del regno napoleonico, e cerca di portare a termine tutti gli studi che aveva avviato negli anni precedenti, raccogliendo appunto materiale a Parigi, in Svizzera e in Italia. Pubblica parecchie opere in questo lasso di tempo, tra il 1813 e il 1822, che è l'anno della morte. Citiamo soltanto le memorie e lettere inedite finora disperse di Galileo Galilei, un'opera in due volumi pubblicata a Modena tra il 1818 e il 1821, che è molto importante perché Venturi cerca di ricostruire le carte del processo a Galileo Galilei, una delle tappe più cruciali, più delicate, anche in un certo senso tragiche, della storia della scienza italiana. E lui cerca di acquisire appunto queste carte, ne pubblica una parte, e soprattutto è interessante il suo scrupolo scientifico, cioè lui dice in una lettera a un suo corrispondente: non mi interessa se attraverso questi documenti magari verrà messo Galileo sotto una luce negativa o comunque si vedranno le sue debolezze, le sue fragilità. Lui dice: nella scienza non bisogna avere paura della verità, qualunque essa sia. E poi pubblica nel 1822, lo stesso anno della morte, la storia di Scandiano, che anche questa è estremamente interessante in quanto esempio di storia globale, cioè lui parla delle vicende storiche, naturalmente, quindi delle signorie che si sono succedute a Scandiano e che hanno governato questa cittadina, ma parla anche di tutte le biografie dei personaggi che hanno illustrato la città di Scandiano, e parla anche degli aspetti geologici, naturali, del territorio, quindi una storia globale, e dichiara quali sono le sue fonti a cui ha attinto, quindi anche uno scrupolo filologico che per i suoi tempi era ancora, diciamo, in divenire, non era stato codificato nella scienza come sarà poi a partire dall'Ottocento in poi. E quando muore appunto a Reggio Emilia il 10 settembre del 1822, quindi proprio alla vigilia del suo 76esimo compleanno, Venturi lascia anche una grossa eredità materiale, una biblioteca di 22.000 volumi circa, una collezione di stampe di circa 10.000 pezzi. Tutto questo importantissimo patrimonio in parte purtroppo andrà disperso, perché gli eredi hanno anche problemi economici e quindi lasciano un po', o vendono o disperdono una parte di queste raccolte che Venturi nel corso degli anni aveva costituito, però una parte significativa confluirà poi, come ho ricordato prima, in parte nella Biblioteca Municipale di Reggio Emilia, cioè l'attuale Biblioteca Palizzi, e parte, una parte minore, alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, e poi da figlio di famiglia Venturi conservato presso l'archivio di Stato della nostra città di Reggio Emilia.
Se infatti scorriamo le schede delle schedine manoscritte della biblioteca di Venturi, che sono tuttora conservate appunto presso l'archivio di Stato di Reggio Emilia, scopriamo quali erano i gusti e le letture di Venturi, che peraltro, essendo un collezionista, acquistava i libri sia per il loro pregio bibliografico o da bibliofilo, sia per il loro contenuto scientifico. Quindi andiamo da opere preziose del 400, come per esempio La nave dei folli di Sebastian Brandt del 1498, l'Apologia di Fra Girolamo Savonarola, un'opera del 500, la storia della distruzione delle Indie occidentali di Bartolomeo de las Casas in un'edizione del 600, il Trattato teologico Philosophicus di Spinoza, quindi anche opere diciamo non proprio in linea con l'Indice dei libri proibiti, che era ancora vigente al tempo di Venturi, e anche opere appunto di grande pregio tipografico come le opere edite dal grande tipografo attivo a Parma, Giambattista Bodoni, e naturalmente le opere di Cartesio, di Newton e i commenti appunto scientifici relativi a queste opere. Quindi orizzonti estremamente ampi e un interesse bibliofilo, ma anche un interesse per gli studi più aggiornati sulla storia della fisica e della scienza. Per concludere, qual è l'eredità che ci ha lasciato Venturi? Venturi è stato comunque, nonostante i suoi aspetti innovativi, un uomo di pieno Settecento. Ciò si capisce dalla sua visione politica giusnaturalistica, quindi dal suo adattarsi al regime politico del momento, dal suo accettare il governo del momento senza criticarlo, e da una filosofia meccanicistica come lo era quella di Cartesio, di Diderot, di tanti autori e scienziati del 600 e del 700. E per la sua attenzione a legare la tradizione culturale classica, medievale e umanistica alle novità della storia della scienza sorte nel 600 e nel 700. Nel pubblicare le opere che abbiamo ricordato prima su Galileo, su Leonardo, quello che risalta è proprio lo scrupolo filologico di Venturi, cioè la ricerca, l'identificazione, l'interpretazione delle fonti. Venturi non stava a quello che aveva detto chi aveva scritto prima di lui, ma voleva verificare i documenti. E quindi scoprendo o riscoprendo autori dell'antichità o della prima modernità, come quelli che abbiamo ricordato e possiamo aggiungere anche Piero della Francesca, Venturi cerca di leggere direttamente le testimonianze manoscritte, le confronta, le pubblica e pone le premesse poi per gli studi più attrezzati e più avvertiti che verranno dopo di lui. In effetti, scriveva Venturi da Parigi, durante il soggiorno parigino nel maggio del 1797, a un amico parmigiano, Sante Conti: io non ho alcuna ambizione di mescolarmi nell'opera della nostra libertà, cioè negli eventi politici del suo tempo. Degli affari politici mi sono mescolato qualche poco in passato, perché il governo mi ci aveva strascinato, ma il mio scopo è sempre stato la scienza, e forse ho fatto male a deviarne. Ben 25 anni dopo, nel 1822, in una memoria poi pubblicata 100 anni dopo, dedicata ancora a Leonardo da Vinci, lo scienziato reggiano scriveva: protesto nel medesimo tempo che, pubblicando le seguenti dottrine del Vinci, non intendo con ciò farmi garante della verità rigorosa di tutti i suoi insegnamenti, ma essi meritano almeno di essere conosciuti e discussi. Queste semplici e lapidarie parole, come era peraltro nel suo stile, credo che riassumano bene la vita e l'opera di Venturi, il cui profilo ci pare che anche oggi, come ora vedremo, non manchi di suscitare curiosità e interesse. Grazie. Grazie veramente, dottor Martuccio, per questo intervento estremamente qualificato, esaustivo e efficace. Ringrazio che è arrivato l'assessore del Comune 4 Castella, Danilo Morini, che chiamo per un saluto anche per il Comune 4 Castella, insieme al Comune di Viviano, è stato determinante nella pubblicazione di questa importante opera. Grazie infinite, mi scuso per il ritardo, ma la trasmissione a Telereggio
dedicata alla lirica, quindi decisamente in un altro mondo. No, io ringrazio Andrea Carletti, che conosco da tempo, per aver affrontato quest'opera, e ringrazio ovviamente chi l'ha scritta, perché le opere senza gli scrittori sono come automobili senza benzina, quindi non hanno paternità, e affrontare uno scienziato come Venturi è, come dire, è una bella impresa, soprattutto perché Venturi ci insegna a riflettere, è uno che guarda la realtà, la studia, e soprattutto non la guarda in senso acritico, anzi, la critica in senso positivo, la studia. Per cui il fatto che tu, Fabio, abbia affrontato questo personaggio in un mondo come questo, fatto di social, in cui davvero sempre più spesso non si impara a pensare, bensì si pensa a quello che pensano altri perché l'hanno scritto sui social. Una figura come Venturi è assolutamente importante da divulgare, perché lui la realtà non l'ha presa così come l'ha trovata, la realtà l'ha messa in discussione. È uno scienziato non nel senso moderno di colui quale si dedica alla scienza. Scienza è da scio, vuol dire sapere, quindi non è la scienza in senso tecnico, è il sapere che va dalla politica, appunto, Leonardo, e alla scienza spiccia, quella che intendiamo noi come scienza. Per cui è una persona che riflette. E guardate bene, noi oggi abbiamo l'epoca dei tuttologi, no? Di quelli che vanno di talk show e parlano sempre di tutto. Uno come Venturi sicuramente non era un tuttologo. Per cui il fatto di aver riportato l'attenzione a figure come queste, io credo che sia un bel modo di darci una finestra sul mondo che però era, come dire, libero di pensare, anzi voleva essere libero di pensare, di interpretare la realtà. Ed è questo, credo, che sia il vero messaggio che dobbiamo prendere da questo libro. Dobbiamo essere un po' liberi per affrontare il mondo davvero in maniera degna, o perlomeno diversa dagli altri. Quindi io ti ringrazio a nome della tua comunità, qua siamo gentilmente ospiti, ma davvero ti ringrazio a nome della tua comunità, e mi fa davvero piacere essere qui oggi. Scusatemi di nuovo per il ritardo. Grazie. La parola giustamente a Fabio. Diciamo geografica, possiamo iniziare a calarci un po' effettivamente in quest'opera più tradotto, quindi entrare veramente nel tempo di Venturi. Iniziamo proprio iniziamo dal contesto più vicino, no, per l'opera, e cioè il viaggio di Venturi in Francia. Siamo nel 1796, come vedete, questa è una sorta di storia del tempo, e queste sono le tappe del viaggio di Venturi. Avete appena sentito che a causa di questa missione diplomatica si deve recare in Francia per chiedere una riduzione delle tasse che il direttore voleva imporre sulle catestensi. Allora si reca prima a Torino a giugno, ma il viaggio veramente inizia il 15 luglio, quando parte verso Parigi, e ci sono proprio indicate le tappe di questo viaggio, anche nelle sue lettere, insomma, in quello che c'è giunto. In particolare sappiamo che attraversa le Alpi, verso vicino al Mont Cenisio, e attraversa Lione, e infine arriva il 25 luglio a Parigi, quindi 10 giorni di viaggio, e possiamo anche ricostruire graficamente attraverso una mappa. Queste sono le tappe che conosciamo sicuramente, e vediamo che effettivamente il tempo di percorrenza è un tempo non ridotto, ecco, anche per l'epoca, quindi un viaggio con tempi piuttosto sostenuti. Sicuramente non era iniziato come un viaggio intellettuale, un viaggio di, insomma, di scoperta. Ma le cose sarebbero poi cambiate rapidamente, perché il 18 ottobre Venturi viene, diciamo, liberato da ogni vincolo riguardo a questo viaggio diplomatico, perché in realtà il risultato è un fallimento, nel senso che il direttorio non dà nessuna concessione, e allora Venturi inizialmente pensa di tornare in Italia, perché appunto il suo compito qui è finito. Ma questo non succede. Adesso vi leggo un breve passaggio di quello che scrive nella sua autobiografia, dove appunto
Seppi il novembre dello stesso 1796 che il nuovo governo di Modena mi aveva tolta la carica e la pensione di matematico, di ingegnere e di assistente alla zecca, che trattava di Tormi e Zandio la cattedra, e che in Reggio si sussurrava contro di me, perché era attaccato al servizio di Zucca. Cioè, essenzialmente, lui era stato molto fedele agli estensi, e gli estensi adesso non c'erano più a Reggio. E questo ovviamente lo portava ad avere moltissimi nemici, gli avevano tolto tutte le cariche e l'avevano essenzialmente tagliato fuori da tutti i suoi ruoli. E quindi aggiunge, onde mi risorsi di non venire in Italia ad incontrare nuovi disgusti e persecuzioni, ma di restarmene a mie spese privato in Parigi, occupandomi ivi dei miei studi. E cioè decisi di rimanere là e a questo punto di abbandonare ovviamente la missione diplomatica e di dedicarsi ai suoi studi. Quindi c'è questa breve parentesi felice di questi due anni in cui Venturi si può dedicare, questo anno e mezzo in realtà, in cui Venturi si può dedicare agli studi che più la appassionano. E avete prima sentito parlare appunto degli studi su Leonardo da Vinci, o comunque di altri testi manoscritti provenienti dalla Grecia, manoscritti diciamo di origine greca e latina, e sempre di argomento scientifico. Dagli studi su Leonardo da Vinci uscirà un saggio, quello di cui ho parlato prima, dottor Marcuccio, sui contributi scientifici di Leonardo, e poi altre edizioni critiche di cui avete sentito già parlare, di questi testi scientifici. E questo ci porta a questa categoria che ho scritto lì in basso, di classici della scienza, che poi tornerà fuori più avanti, quindi magari vi chiedo di tenerla a mente perché ci ritorneremo. Ma l'oggetto principale del libro ovviamente è questo testo scientifico, Le ricerche sperimentali, in italiano, che è stato pubblicato in contemporanea agli studi su Leonardo, quindi già questo è molto interessante perché lui lavora in contemporanea a entrambi gli aspetti, nello stesso anno, nello stesso luogo, nelle stesse biblioteche, parlando con le stesse persone, con gli intellettuali dell'elite culturale parigina, insomma. E questo testo viene pubblicato nel 1797, in particolare viene presentato il 28 agosto all'Istituto Francese, che era quell'Accademia di Francia, ma c'è una nota in particolare da ricordare, cioè viene pubblicato in Francia, ma gli esperimenti non li ha fatti in Francia, li ha fatti in Italia, nel 1790-91, e a Modena in particolare, dove era professore e dove aveva la direzione di questa cattedra universitaria di fisica sperimentale. E questo ce lo testimonia in manoscritto, che è a Reggio, intitolato sui vortici, manoscritto di argomento fisico, sì, idrodinamica, e che è trascritto integralmente in appendice al volume, e qui vedete una riproduzione di una parte, e una memoria che poi verrà inserita nelle ricerche sperimentali parigine, quindi un testo che ci prova che Venturi in realtà aveva studiato inizialmente in Italia e poi ha riorganizzato i materiali e li ha pubblicati in Francia. Andiamo proprio all'opera. Questo è il titolo completo, lunghissimo, tra come molti altri titoli insomma, dell'epoca. Essenzialmente sono ricerche sperimentali sul principio della comunicazione laterale del moto dei fluidi applicato alla spiegazione di differenti fenomeni idraulici. Quindi vuol dire ricerche riguardo al comportamento dei fluidi nelle tubature o anche nei fiumi, ad esempio, e applicato anche a delle esperienze che possono essere utili a livello ingegneristico per migliorare la qualità della vita anche nei locali estensi, ad esempio. Infatti avete sentito che Venturi era molto attento anche all'aspetto insomma, sociale e l'applicazione della cultura. E il testo viene pubblicato, come vedete, subito dopo la presentazione, nel 97, e viene anche tradotto in inglese nel 99, quindi due anni dopo. E questo ci prova anche l'interesse dei contemporanei per un testo, perché insomma realizzare una traduzione e pubblicarla con gli strumenti dell'epoca solo due anni dopo, tra l'altro al di là della manica, insomma, ecco, non è così scontato. Quindi doveva aver suscitato un interesse notevole. E, tra l'altro l'opera esiste oggi, prima di questa traduzione, solo in francese e in inglese, ma Venturi avrebbe voluto tradurre in italiano, e nella sua autobiografia dice proprio che in appendice darà la traduzione di questa memoria, ma è morto prima e non è riuscito a farlo effettivamente. E quindi possiamo immaginare che anche lui volesse essere ricordato per quest'opera, quindi che sia giusto riportarla alla sua lingua madre, anche se un po' in ritardo forse. E, tra l'altro esisterà sarà un altro tentativo, un'altra idea di traduzione di un professore dell'Università di Modena, che però non andrà in porto, o almeno non è rimasto nulla, quindi dobbiamo pensare che sia così.
e quindi è stata un po' agognata, diciamo, questa traduzione. L'opera si compone di proposizioni, cioè di enunciati riguardo a speciali esperimenti, e di un appendice dove di fatto studia alcuni dettagli. In totale abbiamo 35 esperimenti che realizza Modena e due tavole composte da 24 figure, quindi anche un supporto grafico che è indispensabile per capire in realtà il contenuto. E Venturi fa un continuo raffronto tra testo e immagine che è essenziale, altrimenti risulta molto difficile leggere questo testo. Dal momento che dobbiamo parlare di questo libro, direi che la cosa migliore sia iniziare leggendo qualcosa dal testo, anche se non è forse semplicissimo. Io ho riportato una parte che adesso recupero anche qui, ed è la prefazione di Venturi, dove diciamo enuncia i principi fondamentali che lo animano a scrivere questo testo ed alcuni dettagli tecnici. Allora, se leggiamo questo passaggio, vediamo che Venturi scrive: le operazioni sperimentali sono state, ovviamente questa è la traduzione italiana, le operazioni sperimentali sono state eseguite da diverse persone per volta. Una di queste contava ad alta voce i secondi sul pendolo. Giunti a 60 secondi, un altro ha ritirato la valvola FS e un terzo ha regolato tramite il tampone C, eccetera, eccetera, tutta la descrizione tecnica. È interessante vedere quindi come effettivamente venissero svolti gli esperimenti all'epoca, cioè non venivano svolti con strumentazioni particolarmente avanzate. Un orologio a pendolo, qualcuno che contava ad alta voce i secondi e l'altro che sentiva e agiva di conseguenza. Quindi questo ci dà l'idea della difficoltà nel compiere questo tipo di esperimenti, dove un errore di un secondo, ad esempio, può togliere completamente il senso al risultato. Quindi anche se magari certi risultati oggi ci paiono abbastanza scontati, dobbiamo pensare a come sono stati ottenuti. Questo, insomma, dovrebbe anche far comprendere meglio il valore del testo. E in fondo scrive: ogni esperimento è stato ripetuto più volte di seguito, fino ad escludere ogni timore d'errore attraverso l'accordo tra i risultati. E cioè, dato che appunto egli stesso consapevole di non avere strumenti molto precisi, per evitare di compiere errori grossolani ripetiamo tante volte l'esperimento e vediamo se i risultati si accordano, e se non si accordano, ecco, quello è un problema, e in tal caso bisogna cercare le ragioni per cui questo non accade. Ma vediamo comunque che nonostante le difficoltà tecniche c'è un interesse metodico molto preciso, e questo è l'apparato sperimentale di cui parla. È una tavola dell'opera originale, e vedete che c'è un grande recipiente denotato con la lettera X che contiene del liquido, e il liquido viene introdotto attraverso il recipiente Z, quello più in alto, e il tampone B serve per farlo entrare in maniera costante perché il livello dell'acqua rimane lo stesso. E poi ci sono tanti altri valvole e tanti altri accorgimenti per fare in modo che questo esperimento funzioni meglio. E rimaniamo sempre nella prefazione e vediamo che questo approccio ha effetto. Effettivamente Venturi trova delle relazioni fisiche interessanti, però spesso non è in grado di spiegarle. Infatti scrive che i più esperti fisici sono diffidenti nei confronti delle teorie astratte sul moto dei liquidi, e i grandi geometri riconoscono ugualmente come i metodi consueti nel contesto dell'idraulica non portano a conclusioni troppo generiche e approssimative per la maggior parte dei casi specifici. Cioè scrive essenzialmente: i risultati sperimentali sono questi. Nel momento in cui bisogna cercare di dare un'interpretazione complessiva di quello che si è trovato, non ci si riesce. E questo non ci si riesce perché la teoria non è in grado di spiegare quello che si trova. E quindi come si comporta? Colpito da questo fatto, mi sono occupato della teoria fin tanto che questa si accordava con l'evidenza ed era necessaria per unirla sotto un solo punto di vista. Quindi, dal momento che non riesco a dare una spiegazione teorica di tutto quello che osservo, devo limitarmi a spiegare quello che riesco a spiegare, e quello che non riesco a spiegare rimane così indicato, così com'è. E quindi anche questo è un segnale di unità di abbastanza rilevante. Non costruisco teorie forzandole magari giusto per dare una spiegazione complessiva di quello che trovo, ma mi limito a presentare quello che ho trovato e a dare una spiegazione finché riesco a farlo. E infatti scrive che volendo si potrà trascurare questa limitata teoria e considerare le proposizioni seguenti come nient'altro che risultati dell'esperienza. E quindi abbiamo questo conflitto, diciamo, abbastanza evidente tra la teoria e l'esperienza. Adesso io qui non posso dilungarmi su questo aspetto perché ci porterebbe via troppo tempo, però diciamo non è montato su casualmente,
ma Ventura in realtà ha un certo tipo di letture filosofiche che si fondano sulle opere di Bacone e sul rapporto che c'è in queste opere tra la teoria e l'esperienza, e quindi questo squilibrio, diciamo, a favore dell'esperienza è dovuto a un certo tipo di impostazione che qui ho cercato di delineare nell'introduzione al volume, ma su cui adesso non possiamo soffermarci, magari alla fine se c'è qualche domanda la possiamo approfondire. Andiamo a leggere invece le proposizioni effettive di questo libro, e la prima proposizione introduce il concetto che c'è nel titolo, quella trasmissione laterale del moto, no? Il movimento delle particelle dei fluidi. Questo è il disegno dell'opera, vedete che c'è una sorta di tubo A e da qui si propagano questi raggi sono in realtà di acqua, sono particelle di acqua. Secondo Venturi, quando l'acqua da A entra verso questo cassone che c'è sulla destra, porta le particelle in avanti, secondo questo schema che io vi ho ricostruito, diciamo in maniera un pochino più chiara. Questa è una particella di fluido che si muove verso destra con una certa velocità. Se ne incontra altre tre, succede che ovviamente colpisce la particella centrale e questa si muove verso destra, ma non solo, anche quella sopra e quella sotto si muovono, perché la particella centrale le trascina con sé. E cosa succede? Quindi se ripetiamo il procedimento, succede la stessa cosa. Si muove quella centrale, ma anche quella ai lati, si spostano tutte verso destra. E quindi si ha un moto di questo tipo. Questa è quella che lui chiama trasmissione laterale del moto nei fluidi. E questa è l'animazione, diciamo, complessiva. Al centro si muovono più veloci, più ci si allontana dal centro, la velocità diminuisce. Questo è il grafico che lo rappresenta. Giusto una parentesi, oggi questa è la spiegazione del comportamento dei fluidi reali e si parla infatti di profilo parabolico della velocità dei fluidi che scorrono in un tubo. Però all'epoca non c'era questa terminologia, e Venturi parla come di un trascinamento delle particelle. E arriva il problema, cioè spiegare perché le particelle si comportano in questa maniera, che non è affatto scontato. E come abbiamo visto prima, c'è una difficoltà a questo punto. Venturi non sa dare una spiegazione e ripete quello che dice nella prefazione, e cioè che dobbiamo considerare quello che abbiamo trovato come un risultato sperimentale e non siamo ancora in grado di dare una spiegazione teorica. E quindi implicitamente dice: forse gli sviluppi successivi della scienza ci permetteranno di farlo, ma io non mi azzardo a fare ipotesi che sono solo dannose perché non sono fondate. Quindi in questo caso la teoria, diciamo, nel conflitto che abbiamo visto prima, ci viene meno. Adesso vediamo l'applicazione di questo concetto che lui introduce all'effetto Venturi, che è il motivo per cui oggi Venturi si ricorda principalmente. Abbiamo un'altra tavola dell'opera e abbiamo questa tubatura a forma, diciamo, sono due tronchi di cono in alto dove scorre acqua, e sotto abbiamo un recipiente di mercurio liquido con dei capillari, vedete, disposti in verticali che entrano in contatto con la tubatura. Cosa osserva Venturi? Che quando l'acqua scorre in questa direzione, il livello del mercurio sui capillari non è lo stesso. Nel punto D è più in alto, nel punto N è più in basso e nel punto O ancora più in basso. Spero si veda dal disegno, ma dopo farò vedere le animazioni. Questo è quello che effettivamente oggi chiamiamo effetto Venturi, cioè il fluido che scorre verso destra incontra una sezione più piccola e quindi aumenta la sua velocità, perché deve passare, ma per passare deve accelerare dal momento che la sezione è più piccola. E quindi cosa succede? La velocità è maggiore, ma per l'effetto Venturi appunto la pressione diminuisce e quindi c'è come un effetto di risucchio. E la stessa cosa avviene negli altri casi, solo che la sezione si allarga, quindi la velocità diminuisce e la pressione aumenta e l'effetto risucchio è più piccolo e il mercurio sale di meno. Adesso magari possiamo vedere un'animazione, questa è un'animazione ovviamente moderna, cioè si vede il fluido rosso che si sposta, qui al centro il mercurio si sposta di più rispetto a quanto accada qui, quindi l'effetto di risucchio è maggiore. La stessa cosa qui. Il recipiente di acqua, quando incontra la strozzatura, fa uscire un po' d'acqua perché c'è questo effetto di risucchio per cui la pressione diminuendo aspira l'acqua dal recipiente sotto. E questo è quello che noi chiamiamo effetto Venturi, ma che Venturi non dà nessun nome, anzi compare quasi incidentalmente nelle sue proposizioni e vedremo che sarà in realtà qualcun altro a dargli questo nome. Ma prima di vedere questo, torniamo ancora ai problemi teorici, cioè come spiegare questo effetto Venturi. E ancora la spiegazione manca. Non è in grado di dare una spiegazione precisa perché dice: le particelle si muovono in maniera troppo confusa
e io non riesco a studiarne gli effetti in maniera teorica, posso dare solo i miei risultati sperimentali. Tuttavia c'è chi più avanti è riuscito ad applicare questo esperimento a quello che oggi chiamiamo venturimetro e all'effetto Venturi. In realtà Venturi non ha inventato il venturimetro e non ha dato nome all'effetto Venturi. È stato questo ingegnere americano che è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi esattamente un secolo dopo Venturi, che ha recuperato il testo di Venturi e ha inventato appunto questo strumento che, sfruttando l'effetto Venturi, gli permette di misurare la portata di una tubatura e quindi permette di costruire praticamente quasi tutte le strumentazioni che oggi esistono che riguardano i liquidi, perché è uno strumento veramente essenziale oggi in qualsiasi aspetto, dopo vedremo alcuni esempi. E quella formula, giusto per chi è interessato, si ottiene semplicemente mettendo a sistema l'equazione di continuità con l'equazione di Bernoulli con un dissesto idraulico nullo. È una formula che Venturi non dà mai, perché ovviamente non ha questo sistema teorico che invece 100 anni dopo è presente. E è bello, secondo me, notare come questo ingegnere, nel momento in cui fa un'invenzione, sceglie di chiamarla non so con quale nome, diciamo, utilizzando il suo cognome, ma sceglie di utilizzare il cognome Venturi, quindi parla di venturimetro, e peraltro dà il nome effetto Venturi all'effetto misurato e non effetto Herschel, che avrei potuto benissimo fare. Lo fa perché è un conoscitore di classici della scienza, è un conoscitore in particolare di testi, traduce addirittura testi latini sul comportamento degli acquedotti a Roma, e ha letto anche l'opera di Venturi, e quindi sa riconoscere effettivamente il merito della scoperta, e qui ha questa umiltà per cui è in grado di, insomma, accetta anche di mettere il suo nome davanti al proprio. Le applicazioni di questo effetto sono molte, applicazioni proprio della vita reale, ne vediamo di due tipi. La prima è un'applicazione che dà già Venturi, in realtà ne propone tante, questa però è forse più, insomma, interessante, e riguarda il mulinamento. Avete sentito che Venturi era molto impegnato dal punto di vista ingegneristico e ha fatto anche un lavoro, un'opera di drenaggio del suolo a Finale, in provincia di Modena, dove c'era essenzialmente questo problema. Il corso del Panaro allagava, cioè, attraversava delle pianure che si allagavano periodicamente e gli abitanti morivano di febbre a causa, insomma, delle infezioni che questo provocava. Allora Venturi costruisce, e ci sono anche dei mulini su questo fiume, quindi non è possibile deviarlo, ecco, la soluzione immediata sarebbe deviamo il fiume o riduciamo la portata, ma così facendo i mulini si fermano, quindi non è possibile ovviamente farlo. Allora Venturi studia un modo per sfruttare i mulini, che sarebbero un elemento di svantaggio, per drenare il terreno. E in particolare questa è la tavola dell'opera in cui fa la sua proposta, sfrutta ancora questa relazione tra pressione e velocità, che è poi l'effetto Venturi, per drenare il suolo attraverso quel forellino G che vedete. Questo permette, a causa di una differenza di pressione, di ancora effettuare quel risucchio che abbiamo visto prima e quindi di aspirare l'acqua anche dal basso verso l'alto, perché il problema quando ci sono allagamenti ovviamente è che l'acqua scende e per portarla via devo farla scendere ancora, ma questo non è possibile perché quando il terreno si allaga l'acqua arriva a livello più basso. E dunque con questo stratagemma è possibile portarla verso l'alto senza usare alcun tipo di energia, ma semplicemente usando la forza stessa dell'acqua. E quindi vediamo che in realtà la fisica di Venturi non è affatto una fisica accademica lontana dal contesto in cui gli si cala, ma è una fisica molto vicina anche ai problemi dell'epoca. E questo è uno dei tanti interventi che farà, sono almeno una dozzina, sfruttando queste teorie. E oggi le applicazioni dell'effetto Venturi sono tantissime, quindi vediamo solo alcune proprio essenzialmente, cioè migliorare le prestazioni delle barche a vela, ci sono anche dei saggi proprio sull'argomento specifici, e ovviamente migliorare le prestazioni dei veicoli che devono viaggiare il più velocemente possibile, ma anche oggetti abbastanza inutili come gli sparafogandoli funzionano grazie a questo principio, così, oppure oggetti sicuramente più utili come le maschere ospedaliere, che sono quelle di ultima generazione, sono costruite sfruttando questa legge. E anche la spiegazione della circolazione nei vasi sanguigni si può descrivere in maniera molto più precisa grazie all'effetto Venturi, e in particolare lo stesso Venturi propone, senza andare nei dettagli, che forse potrebbe essere usata una tecnica per studiare quando si sta per verificare un aneurisma, quindi è molto attento anche da questo punto di vista. Quindi, volendo ricapitolare quello che abbiamo visto riguardo, diciamo,
cosa ha fatto Venturi in questo anno e mezzo in Francia, abbiamo due filoni essenzialmente. Il filone della ricerca fisica, qui a sinistra, perché abbiamo parlato per Sonny Capi adesso, e quello della ricerca storica, e quindi del saggio su Leonardo, ma anche del recupero di questi testi di scienziati antichi dell'antica Grecia e dell'antica Latinità, e poi anche del Guinelli Galileiani più avanti. Poi dal punto di vista fisico realizzerà anche altre memorie che però sono, diciamo, meno rilevanti rispetto a questa. E la domanda che ovviamente sorge spontanea è una coincidenza o no? Cioè, il fatto che lì si sia dedicato a questi due filoni contemporaneamente, avendo le stesse esperienze intellettuali, è una relazione casuale, magari motivata dal fatto che nel Settecento c'era questa tendenza di interdisciplinarità, oppure c'è, diciamo, una relazione tra questi due filoni di studio? Allora, la risposta ovviamente non è semplicissima, però si può, c'è una prova che ci può avvicinare a questo, ed è questo testo del 1814, che è appunto il testo dove pubblica le testi, diciamo, le nuove edizioni critica, secondo gli standard dell'epoca, dei testi degli antichi greci sull'ottica, quindi Tolomeo, Erone e così via, e scrive che lo scopo di quest'opera qual è? È quella di far conoscere alcune opere inedite sinora. E quindi fino a qua Venturi filologo che dice: io ho questi testi, voglio farli conoscere anche per chi appunto non può leggere i manoscritti. E poi però aggiunge: a risolvere con ragioni nuove e convincenti alcune questioni non ben decise fra gli studiosi. E quindi dice: beh, in realtà quest'opera serve anche per risolvere alcune questioni dell'ottica oggi, quindi della fisica contemporanea. E poi aggiunge ancora: a tentare infine qualche nuova esperienza riguardo alla vista. Quindi qualche nuova esperienza riguardo alla fisica. Quindi passiamo in una frase dalle antichi greci alle risolvere con ragioni nuove alcune questioni contemporanee alle nuove scoperte. E questo mi sembra abbastanza indicativo del fatto che ci sia una relazione tra questi due aspetti nella biografia di Venturi, in particolare nelle opere che pubblica in questo periodo. Quindi al di là del contributo effettivamente scientifico che Venturi dà con queste ricerche sperimentali, c'è anche questo aspetto molto interessante di interdisciplinarità e di relazione tra le scoperte fisiche e le scoperte invece magari di argomento di storia della scienza o di argomento letterario. E quindi diciamo che possiamo proporre come relazione tra questi due aspetti quello del concetto di classici della scienza, cioè cos'è che unisce questa ricerca storica alla ricerca scientifica? Il fatto che gli si impegni a studiare delle opere scientifiche scritte da individui anche di secoli in cui la scienza non era sicuramente agli standard attuali e che però comunque gli suggeriscono aspetti innovativi. E infatti nelle stesse ricerche sperimentali, non abbiamo potuto vedere nel dettaglio, ma ci sono moltissimi riferimenti a scienziati antichi e spesso alcuni esperimenti sono proprio suggeriti da Venturi e magari dalla lettura di alcuni passi di Leonardo, che gli porta avanti ovviamente in maniera diversa da come Leonardo poteva immaginarli, ma da cui comunque trae ispirazione. E quindi, diciamo, volendo concludere, se dovessimo costruire una sorta di diagramma che ci raffigura a grandi linee quello che ha fatto Venturi, quindi inserendo discipline che lui ha studiato, che in cui si è impegnato, e facendo in modo che i caratteri siano più grandi, dove ha dato contributi magari più significativi, ecco, avremo una cosa di questo tipo. E questo vi fa capire quanto poco io abbia fatto pubblicando questo libro, perché essenzialmente c'è moltissimo ancora che si può dire, e questo è un primo aspetto. E il secondo aspetto è che magari con questo compromesso che si può fare, che poi non è un compromesso forzato, a mio parere, tra magari gli aspetti più scientifici, quelli storici, di ricerca anche filologica, diciamo si possono mettere in relazione saperi che apparentemente non hanno nulla in comune, e quindi mettere in relazione anche chi questi saperi coltiva e insomma chi li vuole portare avanti. Quindi può essere una nuova opportunità di dialogo anche in questo senso. Grazie. Ci sono domande sulla dinamica dei fluidi, alzate la mano. C'è il professor Ogoni che riesce a spiegare tutto, se no gli do la parola al sindaco
che adesso ci parla di un'altra cosa legata al tour. Sì, prima di terminare con una sorpresa, penso che abbiate colto immediatamente dopo questa presentazione perché non abbiamo avuto il minimo dubbio nel sostenere questa pubblicazione. Fabio è semplicemente straordinario, ha una capacità di rendere chiaro anche concetti estremamente complessi, trasmette una passione nei confronti della conoscenza e del sapere che credo sia un qualcosa che ci dà veramente tanta fiducia. Quando una persona decide di trasmettere, divulgare quello che è qualcosa di individuale, passando da una dimensione individuale a una dimensione collettiva, perché questo è un passaggio quando il termine è un libro viene pubblicato, credo che sia un atto di grande generosità e un dono incredibile, di questo ti ringraziamo. Ora vorrei presentarvi un altro ragazzo, vieni Livio, vieni. Bibbianese in questo caso, anche perché non volevo dare troppo spazio a Quattro Castello oggi, però abbiamo cercato di bilanciare. È un ragazzo che oltre ad avere un amore per il proprio territorio ha sviluppato negli anni anche un talento, il talento per la scultura, e ha voluto dedicare un'opera a Bibbiano e a Giambattista Venturi. E ci sembrava oggi l'occasione migliore per presentarla. Fra l'altro Livio questa opera intende donarla all'amministrazione, alla comunità, di questo lo ringrazio veramente di cuore. Penso che ci sia anche una lettura da parte di Anna, un'altra bibbianese, che ringrazio. E dopo Livio, se vuoi dire qualcosa chiaramente. Grazie. Livio Panciroli, detto Livietto, classe 1943, bibbianese. Oggi ci presenta la sua opera su Giovanni Battista Venturi. Quando mi hanno riferito che non esisteva una scultura in basso rilievo di questo grandissimo scienziato, uomo bibbianese, senza pensarci su, senza incertezze e senza tentennamenti, ho preso la mia sana tavola materica di legno e ho cominciato a restituirgli l'alito della vita. Volevo farlo uscire dalla sua costrizione pluricentenaria determinata dalla planarità del suo ambiente, per dargli il respiro, per ridargli lo sguardo che unito al suo benevolo sorriso ci restituisce il Giovanni. Lo voglio immaginare ripercorrere la sua amata Bibbiano, incredulo di tanta modernità sviluppatasi nell'arco di soli due secoli. Allora voglio dare questa umile opera lignea in dono alla mia comunità a cui appartengo da sempre. Chi mi conosce sa che sono un uomo verace, sanguigno e aspro, cresciuto nella convinzione che i nostri padri e ancor di più i nostri antenati ci hanno insegnato che essere laboriosi e tenaci può solo generare bei frutti. Ed oggi il nostro territorio è moderno e all'avanguardia rispetto al resto del mondo. Badate bene, quel mondo che ancora oggi in ogni luogo riporta nei testi scientifici della fisica la presenza viva e vegeta dei suoi complessi studi sulla fluidodinamica. Pertanto, onore a te, Giovanni. Livio Panciroli. Grazie.
credo che sia stata un'ora di grande intensità, di grande emozione fra passato, presente e futuro. Oggi terminiamo questo pomeriggio con i prodotti tipici del nostro territorio e con un brindisi. Grazie ancora a tutti, devo dire che secondo me torneremo a parlare ancora qui a Viviano di Giambattista Venturi, proprio in questi giorni casualmente stavo incontrando il conte Trivelli di Reggio Emilia e penso che avremo altre opportunità per valorizzare e far conoscere meglio questo straordinario personaggio. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. Del genere magalo verbe e te che il bene però vabbè, è tutto colpa tua che hai fatto della pubblicità, però ma mi sembra essere molto inferiore. Beh, ognuno dà un pezzo, no, un pezzo di qualcosa che sa di dentro, no? Io per esempio quando ho la sala che finisco se fai vai bella giornata dedicato al nostro Giovanni Battista Venturi di Viviano in onore alla sua figura. Alla prossima.